sua sorella. Ho capito, ma loro però non lo dicono. Però per chiudere, dico, cioè, questo è il discorso, cioè, anche nel nostro linguaggio, anche a livello sindacale, certi slogan, certi abbiamo lasciato agli altri. La erano battaglie nostre, il reddito sociale, chiamavano come cacchio c'è pari, ma dì, quella è una battaglia nostra, poi la potremo vedere, perché in un mondo dove il tempo venisce sempre nel più la gente, ci sono sempre i soldi si trovano. Parliamo sulla fiscalità, iniziamo a fare tutto, iniziamo a prendere la cazzo della Costituzione, no? La Costituzione dice che ognuno dovrebbe pagare in base a quelle che sono le sue capacità, iniziamo a fare. Ma tanto è alto uguale anche se sei. Sono tutti i giorni a contatto con il lavoro, tutto quanto, e devo dire che l'azienda è dura, è come se fossero ritornati indietro di 50 anni, 100 anni comunque. Ma addirittura sono colleghi che mi dicono, ma guarda, io ho moglie e figli, non lo posso esporre, cioè, capisci? Cioè, non lo posso, non farlo da mio, perché dopo, a parte questo dire, un'altra cosa, veramente, voglio dire, è che io da 79 ho voto, è sempre colpa nostra, è sempre colpa del comunismo. Una domanda invece da per loro, sì. Non ho capito una cosa, colpiti, cioè il retrovi, no? Sì. Quando dici colpiti dalla crisi e dalle politiche liberiste, privi di rappresentanza partitica e con un sindacato inadeguato, gli operai sono soli. Ancora una volta una forte critica al sindacato, perché la domanda? Tutto il sindacato è inadeguato? Questa è la domanda. Ma colpito questo, inadeguato. Ma il fatto che il sindacato non solo i partiti, ma anche il sindacato. Che Paolo? Sì, mi alzo. Non voglio dare spalle a tutti, essendo davanti, quindi mi metto qua. Tanto noi vociamo. Volevo uscire un attimo dal tema e quindi parlare un attimo di operai. Volevo uscire dal tema della discussione. Non vengo a spiegare a nessuno quello che è successo in passato, dal momento che qui dentro siete quasi tutti più vecchi di me, quindi fate meglio quello che è successo, probabilmente avete anche studiato più di me. Quindi, cioè, è vero? Basta che guarda. Però comunque, a parte questo, no? Io un contributo perché può essere importante. Dal momento che viene chiamato in campo Fincantieri, viene nominato Fincantieri. Allora, delle puntualizzazioni. In un cantiere come Monfalcone, che è stato il cantiere che ai tempi della crisi ha spaccato il coordinamento anche della Fiomma, dicendo il lavoro per noi c'è, gli altri cantieri ci interessa poco, iniziative di gruppo noi non le facciamo, e quando siamo stati a Roma a scioperare sono stati gli unici a non presentarsi, con l'amministratore delegato che ci viene in Ancona dicendo firmate il verbalino, Ciarrocchi firma il verbalino di Monfalcone e abbiamo occupato la fabbrica 100 giorni, cioè per dire. In un cantiere come Monfalcone, oggi come oggi, nei picchi produttivi, lavorano 10.000 persone negli appalti, mediamente 6-7.000. A fronte di questo ci sono 1.500 dipendenti in cantieri. Di questi 1.500, metà sono impiegati, metà sono operai. Di questi 7-800 operai, sì e no una metà sono legati al ciclo produttivo, il resto è solo ed esclusivamente di supporto a quel mondo degli appalti. Un cantiere in cui Fincantieri ha aperto uno sportello per le ditte d'appalto, hai bisogno della pratica, permesso di soggiorno, cittadinanza, quant'altro, te la fa l'azienda, vieni, non c'è alcun tipo di problema. Questo è quello che ti restituisce la crisi. Il cantiere di Ancona ne è l'esempio, fa proprio l'esempio lampante di quello che è successo, di cosa ti restituisce la crisi, qual è la scomposizione del lavoro che ti ridà, dove tu vai a costruire sopra un mondo le macerie a fronte di modifiche costituzionali che hanno destrutturato il diritto del lavoro.
perché a parte i principi che ci sono nelle leggi, codici civili, costituzioni e quant'altro, che vabbè io non conoscevo, grazie per l'informazione, non li conoscevo, però comunque sia, a parte quello, poi quello che conta sono le riforme che vengono fatte nello specifico contesto. E in questo specifico contesto, quando la FIOM di Ancona e delle Marche è andata dal prefetto a denunciare i fenomeni di paghe globali, oltre che di caporalato, che significa evasione fiscale, significa che ti paghi il 50% delle ore che lavori, il resto te le metto netto in busta paga ma ti monetizzo diritti o mi invento delle voci sulle quali non pago contribuzione, ok? Chiaro? Sai, chiaro quello che è stato detto? La risposta di Fincantieri davanti al prefetto, autorità portuale, regione, carabinieri, guardia di finanza, quant'altro, noi qui la prima risposta, la seconda non la dico perché è fuori tema, sarebbe più politico. Noi qui controlliamo 6.000 posti di lavoro, da Fincantieri dipendono 6.000 posti di lavoro. Quello che a me mi viene in mente è un cantiere come Monfalcone, 6.000 posti di lavoro tra diretti, appalti e indotto, tutto quello che ci gira intorno. Ci sono fabbriche del Fabriano che fanno le porte tagliafuoco per le navi del Fincantieri, fabbriche dove ci lavorano 70, 80, 100 persone. In un contesto come Monfalcone, 10.000 persone dentro il cantiere, l'amministratore delegato di Fincantieri, presidente della Confindustria di Gorizia. Cioè, ci rendiamo conto di quanti posti di lavoro si controllano su quel territorio? È chiaro che non sono i 140.000 euro. È chiaro qual è quello che c'è dietro. È molto più complicata la cosa di quello che sembra, quello che si gestisce lì. Settore maturo, dismettere, metà degli anni 90, la cantieristica, non c'è mai stato così tanto lavoro dentro i cantieri, non ci sono mai stati tanti operai come oggi dentro il cantiere d'Ancona. Il problema è che non c'è mai stata tanta frantumazione e tanta divisione, questo è il problema reale, e fra questo scatta la lotta tra poveri, perché poi non è neanche vero che non circolano i diritti, perché i diritti del Bangladesh, i diritti della Polonia, i diritti della Romania, quel sistema degli appalti, a voglia se ci sono venuti qua. Il problema è che hanno abbassato il livello nostro. Quello è il problema della ricomposizione. Ciarrocchi va detto un'altra cosa. Io stesso ho fatto un esposto tre anni fa, alla Procura della Repubblica. Abbiamo presentato denunce che abbiamo raccolto con la compagna Galassi della FIOM negli ufficetti, nelle salette sindacali, di persone che sono venute da noi perché sapevano che stavamo trattando questo problema, presentati, ancora non c'ho una risposta, non so se qualcuno sarà rinviato a giudizio, non so se sarà archiviata. Secondo voi dopo 3 anni cosa succede? Ci sarà qualcuno rinviato a giudizio? O quelle persone tenute fuori dal cantiere, può essere che dopo domani rientrano dentro Fincantieri, quelle persone che esercitavano caporalato secondo le denunce dei 10 lavoratori del Bangladesh, magari tutelati anche questi qui da qualche avvocato di sinistra, magari, non dico che è così, sempre il beneficio qualcuno del super sinistra, no? Come quelli che dicono dovevano prendere meglio la mira quando hanno sparato sulle sedi del PD, perché hanno detto pure questo, per me sei come quello che dice Letraini, però vabbè, questa qui è valutazione politica. Nel territorio di Fabriano succede la stessa cosa, lì non c'è la fine della crisi, lì c'è la fine degli ammortizzatori sociali grazie al Jobs Act, e questo pure le persone lo sentono. È uno dei motivi per cui non te votano da quella parte lì, sul quale accusano il sindacato di non aver fatto un'opposizione all'altezza, è vero, sono perfettamente d'accordo. Avviene che nelle aziende dove invece il lavoro riparte, tu non hai il mondo degli appalti, dentro ti sostituiscono quelli che erano lavoratori diretti con lavoratori interinali. Lì non c'è una stessa fabbrica dentro la quale ci sono diverse condizioni se non quelle tra lavoratori diretti a tempo indeterminato e lavoratori degli appalti, ma intorno a quelle fabbriche c'è un mondo dei fornitori che voi neanche vi rendete conto cosa succede lì dentro. Quelle fabbrichette lì, che se fabbrichette 40, 50, 60 persone, ma ce n'è una miriade che siete presenti lì davanti, sono gli stessi lavoratori che ti mandano via. Ci abbiamo dei problemi grandi, è stato ricordato, siamo nella fase dell'industria 4.0. L'industria 4.0, se noi pensiamo che la affrontiamo dicendo riduciamo l'orario del lavoro, secondo me, per quel poco che conosco il mondo del lavoro e le fabbriche, abbiamo capito male, perché non è che se tu non fai processi formativi, ma non la formazione di una giornata o due giornate, quello obbligatorio, processi formativi reali, quelle persone non le ricollochi, neanche se gli riduci l'orario del lavoro a controllare i robot o a fare manutenzione. Questo è un meccanismo nel quale si dovrebbe
e non l'ho visto all'ordine del giorno nei programmi di nessuno, ok? Spesso in Germania è un'altra cosa, lascia stare la Germania perché la Germania è un'altra cosa. Sì, ma anche a Varese è un'altra cosa. Qualcosa fanno, ma è piccola specificità. In una discussione complessiva, questa cosa qui, sì, ti puoi porre il problema, ma non c'è, ma questo è il problema. Negli anni 80, sì, la sconfitta alla Fiat, ma poi ci sono state le automazioni, noi abbiamo deciso di non starci dentro per processi lì. Un altro problema del cantiere navale, poi mi fermo, è che gli appalti ci sono sempre stati, solo che prima era lavoro super specializzato, super pagato e stagionale, il maestro d'ascia, l'installatore di radar, quant'altro, non era utilizzare la stessa logica con cui nasceva il lavoro interinale, quel lavoro extra pagato sempre ricollocabile sul mercato per i quali non era impossibile fare dei contratti a tempo indeterminato, e tutta la nave si faceva dentro il cantiere, tutto. Oggi c'è una scomposizione del ciclo su scala globale che è una cosa impressionante, bastate che qualsiasi cosa è costruita, è assemblata, è progettata in America, commercializzata a Londra, con i materiali estratti da nel Congo sotto la minaccia di mitragliatori a pane e acqua, prodotta da giganti cinesi, assemblati in Europa. C'è una scomposizione del ciclo di persone che, oltre ad avere diritti diversi e salari diversi, non possono parlare tra di loro. Quello è il problema reale che io oggi vivo nel mondo del lavoro e che sento. Perché se mi limito alla fabbrica, sì, i problemi sono questi, se però fai un'analisi più d'insieme ti rendi conto che la situazione meriterebbe una risposta diversa, dal punto di vista politico sicuramente, anche da un punto di vista sindacale, dove, a parte le cazzate che si raccontano, non c'è un problema di tenuta degli iscritti. Questa è una grandissima cazzata, non date retta. Può essere un periodo, gli iscritti vanno, vengono, il problema è che le persone che si vengono a iscrivere per una tutela individuale. Okay. La vera discussione che si faceva è quella del sindacato di mercato. Se il sindacato decide di contrapporsi all'impresa portando avanti un progetto di idea diversa, un modello culturale diverso, che non è l'egemonia dell'impresa. Questo è il punto reale, secondo me, della discussione. Ed è una discussione degli anni 90, di Claudio Sabatini, che veniva prima ricordato. Cosa direbbe oggi dei lavoratori? O se decidi di stare dentro l'impresa e diventi sindacato di mercato. Guardate che è una bella vita, eh? È fatta di enti bilaterali, è fatta di riunioni, è fatta poco di più, non è fatta di quella militanza costante e quotidiana che viene richiesta tutti i giorni. Però vivi finché il padrone decide che vivi. Oggi come oggi, purtroppo, adesso qui voglio essere ottocentesco, il vero problema che è passato fra gli operai, fra i lavoratori, lo vedo anche nelle aziende dove che chiudono, che falliscono, dove si riorganizza. Lo sento coi compagni del cantiere navale, che ancora ogni tanto con qualcuno mi ci sento. Il problema è un altro. O è colpa del collega del lavoro, o è colpa del poveraccio, o è colpa di quello che sta peggio, o è colpa di quello che sta un pochino meglio di me, c'ha diritti più che, o è colpa del sindacato che non ha mai fatto, che non ha fatto abbastanza, ma non è mai colpa del padrone. Siamo ritornati ai donatori di lavoro. Oggi il lavoro è diventato un bene talmente prezioso che le persone si vendono e si svendono, e su questo qui c'è tanto da lavorare. Quindi, anche alla luce delle lezioni, come fanno gli operai? Ok, ma la domanda mia è, Loris, come faranno gli operai? C'è qualcun altro? Faccio subito premessa d'obbligo. Parlavamo di sconfitta culturale della sinistra, giustamente. Facciamo un attimo un'analisi seria di questa pochezza culturale che c'è a sinistra, perché se siamo sconfitti è perché non riusciamo a fare nessuna proposta credibile. Non ci siamo resi conto che viviamo in un mondo in cui, dico le due cose che a me sembrano più macroscopiche, l'ideologia di riferimento dei diritti e degli oppressi è l'islamismo radicale, non è più il socialismo come succedeva nel secolo scorso. Seconda cosa, noi abbiamo in gran parte creduto e forse anche lavorato in una prospettiva di Europa unita, abbiamo cominciato a pensare ai problemi su scala europea. Ora questa idea di Europa sta andando a pezzi. Di fronte a queste due cose che a me sembrano abbastanza macroscopiche, il dibattito della sinistra in Italia è stato desolante
Al massimo ci siamo accapigliati su una virgola in un documento per dare un'impronta di appartenenza a questa formazione o a quell'altra del documento che era prodotto. E allora dopo dico, ci meravigliamo di quello che succede, se ci va anche bene, se prendiamo tutti insieme il 4% un po' più. Qualcun altro? No, Doris. Ma io allora prima cosa in un intervento si parlava degli Stati Uniti e del fatto che c'è un leader, ci possiamo aggiungere, che con la camicia arrotolata andava a fare i comizi tra la gente costruendo consenso. Qualcun altro ha risposto, dice sì, però ha vinto Trump. La domanda che io mi sono posto, ovviamente non ho nessun riscontro possibile, e se invece della rappresentante di Wall Street i democratici avessero scelto Sanders, sarebbe andata allo stesso modo oppure no? La stessa questione riguarda, riguarda la Gran Bretagna e la Brexit. Cioè io credo che una risposta radicale non necessariamente ti allontana dalla possibilità di difenderti e magari persino di vincere, perché le cose non stanno così. Se vogliamo dirlo in modo brutale, a proposito della globalizzazione neoliberista, sulla mobilità delle persone dipende, cioè se parliamo del fatto che dalla Sicilia sono tornati ad andare a lavorare in Svizzera è un conto, se pensiamo alla mobilità dall'Africa verso l'Europa è un altro. La globalizzazione allora che nasce come l'idea del mondo della destra politica ed economica, il liberismo è stato negli ultimi 4-5 anni completamente abbandonato dalle destre che sono diventate sovraniste, e la bandiera del neoliberismo è stata raccolta dai centro-sinistra, a seconda di come li vogliamo chiamare, in tutto il mondo. Questo è avvenuto. Per questo prima dicevo che se tu presenti la Clinton, perché gli operai del Michigan devono votare per i democratici e non per Trump? No? Questo anche per dire che non è che siamo alla fine della storia. Io magari fossimo alla fine di quella storia, non ci siamo, però ci possiamo arrivare forse. Per quanto riguarda le cose che tu dicevi sul cantiere, sono totalmente d'accordo, e quello, se poi tu ritroverai anche le tue parole dentro il libro, ma a Monfalcone è stato cambiato il gruppo di dirigenti. Io non voglio entrare nelle questioni che voi conoscete meglio di me, è stato completamente cambiato il gruppo dirigente della FIOM, cioè quel gruppo dirigente che aveva fatto i precontratti e che aveva, si era battuto contro la privatizzazione, è stato fatto fuori, c'è un nuovo gruppo dirigente, e quello che succede lì a livello politico, cioè lì vuol dire in quella giungla che tu raccontavi, è che se la magistratura chiude il cantiere per 2 giorni perché ci sono delle scorie chimiche spaventose e bisogna bonificare, il probabilmente futuro candidato alla presidenza della regione Friuli a sostituire la Serracchiani, uomo dirigente del PD, ha fatto un'interrogazione dicendo che in questo modo la magistratura impedisce il libero fluire del capitale e del lavoro. Questa è la situazione, cioè poi tu capisci perché alla fine degli operai disperati fanno scendere uno più disperato di loro dal pullman. Questo è sulla questione dell'orario di lavoro. Qui partiamo dal fatto però che ci sono più Italie, cioè ci sono luoghi ormai in Italia, in particolare in Lombardia, dove tu hai 3 stipendi all'interno di una sola famiglia, dove c'hai
la disoccupazione è scesa al 4-5%, e c'hai delle realtà come il Sulcis dove sono tutti disoccupati. Però interroghiamoci anche, ne parlavamo prima del dibattito insieme a Peppe. Pensate al voto nel Sulcis, dove una settimana prima del voto Calenda è riuscito a trovare una soluzione grazie a una lotta di 5-6 anni degli operai dell'Alcoa di vendita dell'azienda a un'azienda svizzera. Con finalmente una prospettiva di lavoro nell'arco di un paio d'anni. Perché hanno votato tutti in massa per i 5 Stelle che dicono che bisogna chiuderla quella fabbrica? Perché va detto che quello è il territorio più tra Porto Vesme e Porto Scuso, il livello di inquinamento è spaventoso, come Taranto negli anni peggiori. E però loro semplicemente, i 5 Stelle sostengono, hanno come obiettivo nella loro campagna elettorale la chiusura di questa fabbrica. Allora, o sono matti, e io credo che un impazzimento generale c'è comunque, perché anche a Taranto è successo esattamente la stessa cosa e in massa hanno votato per i 5 Stelle, oppure è successo qualcosa di peggio nel sud, cioè nei posti che sono il contrario di quella Lombardia di cui ti parlavo. Cioè è successo che dopo 5, qualcuno 10 anni di vita passata grazie agli ammortizzatori sociali senza lavorare, l'idea di un reddito di cittadinanza, così come io sono favorevole al reddito di cittadinanza, però dico che sgovernato e buttato là in questa maniera rischia di diventare una nuova forma di sussistenzialismo meridionale come quello che abbiamo conosciuto in alcuni decenni della Democrazia Cristiana. Allora io non so se è vero, adesso improvviso delle analisi, ma proprio a naso, come li conosco, non dico uno per uno, ma gli operai dell'Alcoa e ciò anche fatto dei lavori di inchiesta insieme, io ho proprio l'impressione che sia andata così. Se è andata così, tu devi fare i conti nel tentativo di ricostruzione non di un partito di sinistra, che non è di questo che stiamo parlando, ma dei legami sociali, no? Di un sindacato che abbia un senso. Allora dobbiamo tener conto di da dove partiamo, e questo non è pessimismo, secondo me. Il problema non è che ci facciamo troppa autocritica, è che non cambiamo le politiche sbagliate a sinistra. Allora, il sindacato, io lì non sono tutti uguali i sindacati, e quello che io racconto è che la FIOM è in qualche modo l'ultima frontiera, va bene? Detto questo però, il problema vero e più importante ancora non è se il sindacato e se la CGIL è diventata un po' più o un po' meno di destra. Il problema è che non rappresenta nessuno dei nuovi lavori. Il problema è che quelli della logistica, cioè i facchini che lavorano da Amazon piuttosto che alla Coca-Cola, sono i nuovi schiavi, lavorano una quantità di ore spaventose, non hanno nessun diritto e ci hanno persino paura se tu gli dici se sei iscritto al sindacato. C'è il fatto che io l'80% delle persone che faccio parlare in questo libro hanno un nome finto perché mi hanno chiesto l'anonimato, cioè siamo, poi l'avete visto forse in televisione, gli operai, quell'operaio del ciclista di Fudora che si è fatto intervistare così come i collaboratori di giustizia, no? Allora il sindacato non rappresenta quelli lì e pensa che, allora, uno che lavora così, dico questo poi smetto, questi che portano che ci portano la cena a casa devono avere in dotazione loro una bicicletta funzionante, uno smartphone con molte funzioni, vengono messe dentro una mailing list e a seconda di quello che decide il capetto vengono chiamati
per essere chiamati devono stare in alcune piazze che decide l'azienda e devono vestire con la tuta dell'azienda e stare lì anche per ore fermi aspettando e facendo pubblicità all'azienda non pagati, perché vengono pagati a cottimo, cioè per ogni chiamata. Funziona così, che ti arriva la chiamata sul telefonino e ti dice vai al ristorante in piazza Cavour, quello va al ristorante in piazza Cavour e ritira una cena. Gli arriva un altro messaggio e gli dice questa cena la devi portare da te. Allora a Torino per esempio, questo mi raccontava che un viaggio è anche di 13 km dal centro di Torino fino a Mirafiori, andata e ritorno, in un'ora piglia 2,50 euro, adesso l'hanno aumentato non in un'ora, in una chiamata. Quante chiamate può ricevere in un'ora? Se va bene una, qualche volta raramente due. Quando questi qui hanno deciso di fare una protesta evidente, palese, e cioè andare tutti in bicicletta in mezzo alla città, cioè fare una sceneggiata, sono andati prima dalla CGIL. La CGIL li ha mandati dal NIDIL. Il NIDIL gli ha detto che loro non sono lavoratori subordinati, ma sono lavoratori autonomi. Adesso mi dovete spiegare qual è l'autonomia che ha quel lavoratore lì. Bicicletta da solo. E i dirigenti, quando è scoppiata questa cosa, sono stati licenziati tutti quelli che hanno fatto la biciclettata, tutti, ma non che hanno ricevuto la lettera di licenziamento, li hanno tolti dalla mailing list e non li hanno mai più chiamati. Allora io penso che il sindacato sarebbe fondamentale in un posto come quello, dico che non c'è. Se io non compro più la generalista, io ti boicotto, non ordino più da te. Sì, però boicotti anche loro, io ordino, hai capito? Io ho smesso di parlare. Io non compro da Amazon, ma con questo non risolvo il problema del cinese o di quello del Bangladesh o del Marocco che lavora come uno schiavo a Pistoia, a Piacenza, in questo grande polo, e non gliel'ho risolto il problema, anzi quello mi corca pure le botte perché va brutalmente. Ma se vuoi fare, poco da chiudere, però innanzitutto sentendo chi è intervenuto, uno, io credo di essere pessimista, però racconto ciò che è nella realtà. Dopo se può dire che ci fa male, fa finta che non c'è o di non vederla, e non so se sia l'atteggiamento migliore per un partito, per un sindacato, ma anche per la singola persona, perché qualsiasi ipotesi, volontà, idea di trasformazione, cioè di cambiamento di qualcosa che non piace, che non ci piace, non può naturalmente che partire dal fatto di ciò che tu ci hai sostenuto. Dopodiché l'essere pessimista ottimista c'ha a che fare con quello che facciamo o non facciamo. A qualcuno diceva bisognerebbe che facciamo meglio linguaggio semplice, messaggi semplici, ma la gente capisca. In parte io penso che c'è una vecchia tradizione che è tutta nostra, di sinistra, che era politica, ma che è anche sindacale, che continua a pensare il fatto che tutti quanti leggano le grandi ricette, le tutte disquisizioni, programmi politici o sindacali, fatti di luce. Non è così. Adesso vi faccio un esempio per dire, se io non fossi un sindacalista avrei votato Salvini. Perché? Perché c'è una considerazione, quando uno vota non è che si sposa, ha un voto, ha un mandato. E lo fa sulla base di che? Solo e semplici scelte ideali di ragionamento culturale, di cose cognitive, o sulla condizione materiale che è quella che vive. Perché?
perché se non fossi stato sindacalista e votato? Semplicemente perché 41 anni o vuota 100 per andare in pensione. C'era via Salvini, chiaro, il programma lo ripeteva. 41 anni e quota 100, cazzo, l'avremmo ripetuto, io che sto nel sindacato della mia vita, non so quante volte, ce l'abbiamo perso per strada, ok? Io con 41 anni ho quota 100, a dicembre vado in pensione. Quei ragionamenti sofistici della sinistra e anche della mia CGL, ok? Perché dopo c'è l'incompatibilità, c'è sui soldi, c'è il debito, c'è l'Europa, c'è quello e quell'altro. Io ci vado nel 2023, un lavoratore gliene frega un cazzo dei ragionamenti sofistici dell'Europa, delle cose, dell'ape, della vita, eccetera. Ci siamo impegnati su quella roba lì. È complicato e difficile dirlo, no. Quella è la roba di sinistra. Quando c'ho 41 anni non basta per andare in pensione, non ci abbiamo i soldi, li troviamo da qualche parte. Poi hai visto mai che questi te vanno al governo davvero? No? E per caso la Fornero te la abolisce? Vorrei vederla questa situazione. Perché a quel punto noi dentro le fabbriche, se quello avvenisse, quando ti presenti a parlare di guerra, di pensioni, cosa succede? La gente probabilmente destina qualcosa. Allora, che voglio dire? Che a volte il modello per lanciare un messaggio semplice ma efficace, che tu parli della condizione e materialità di quella persona, c'è stato, no? Dopodiché, certo, non è che tutto è semplice e facile. Reddito di cittadinanza, sono d'accordo con quello che dice lui. Penso che grossa parte del voto giallo che dalle Marche poi si invade, va giù per tutta l'Italia fino alle isole eccetera, non dico tutto, ma c'ha una buona, se appunto già oggi alcuni notizie sui giornali riportavano le file in alcuni comuni di Bari, della Puglia eccetera, che già da ieri mattina a oggi vanno sui CAF, sugli uffici comunali a dire: ma ha vinto i 5 Stelle, qual è il modulo per il reddito di cittadinanza? Le barzellette, questa è verità. Allora, che cosa vuol dire? Però anche lì, ma era una roba da lasciare ai 5 Stelle? Io che sono della Fiom mi ricordo che anche in questa regione con la mia, abbiamo fatto riunioni e discussioni le prime volte, anche Maurizio era uno che aveva così, poi abbiamo abbracciato, sposato, per quanto anche iniziative, se non lei, insomma, ci abbiamo fatto delle cose su questo, c'è, però anche lì parlo del sindacato, naturalmente. Queste due robe semplici che tutti capiscono, cioè il reddito di cittadinanza, e naturalmente con tutti distinguo le cose che non è i soldi buttati lì, insomma, che questo. O questo di un diritto ad andare in pensione secondo anche lì delle regole eccetera, non è l'elemento che costituisce appunto l'identificazione, perché se noi pensiamo che invece quando si vota, la gente ci vota perché veniamo da una grande storia, arrivederci, grazie, vuoi voltarsi dietro come dice lei? Tanto più con i giovani, io ho un figlio che ha votato adesso, per mia fortuna, forse perché è cresciuto in casa, gli avrò fatto due palle così, forse perché, non so, fa lettere moderne, eccetera, a Siena, insomma, vabbè, è più di sinistra che quella di me, eccetera. Però la maggior parte degli amici suoi con cui parlo, o mia figlia che ha 17 anni, sì, di queste cose qui, non sanno niente, c'è un immaginario collettivo che poi lì è semplice, viene trasmesso, non è che passa attraverso la sinistra, ma sulla storia. Allora dovremmo forse provare a fare una riforma, un cambiamento di come noi comunichiamo, questo è il dubbio, vale per sindacato, vale qui per te. Dopodiché però c'è l'elemento complesso, perché l'operaio con cui dovremmo oggi, l'operaio o il precario, il disoccupato, certamente anche lì, sono d'accordo con quello che dice lui, la creazione noi di un IDIL che risponde a chi? Cioè è chiaro che quel mondo lì ha bisogno di uno scatto di mezzo, come pure c'è bisogno
uno scatto diverso per il sindacato riuscire a rappresentare anche le difese sui lavori del futuro. Perché non c'è solo i 3,70 euro quello che porta la pizza a casa, ci sono anche i lavori che saranno quelli con più di domani. Se non stiamo più sulla frontiera avanzata e non stiamo e non ci siamo mai riusciti ad arrivare su quella più bassa, è quella nostra, è quella che vi ho descritto prima, che ci diventa sempre un po' più di destra, un po' più xenofobo, più qualunquista, un po' più populista, eccetera. Allora, io chiedo e domando a me stesso, perché faccio sindacalista, sono un dirigente, alla mia organizzazione, a tutti quelli con cui continuiamo a discutere di come abbiamo un'idea di società solidale, inclusiva, democratica, partecipativa, la storia nostra, ok, con chi la facciamo? Cioè da dove partiamo? Quando parlo di cultura, questo intendo, non la cultura alta, quelli che leggono i libri, è l'idea che ti alimenta l'azione, ciò che fai. Se abbiamo sempre più difficoltà a riempire i pullman con gli operai per portarli, allora anche qui poi c'è la materialità delle cose che riusciamo a fare o non riusciamo a fare. Perché se gli operai si buttano a corpo morto come stanno facendo, quando vai nelle fabbriche a spiegargli il welfare, no? Nel caso nostro, per esempio, da meccanici, il nuovo contratto metta salute e sanità integrativa. E se gli dici da fare una manifestazione con la difesa del welfare universale non ne vedi più uno, è che lì c'è qualche responsabilità nostra, penso e immagino, no? Naturalmente, siccome già devono pagare i ticket, gli hanno dato tutto, già c'è il file dei servizi, eccetera, se arriva lì una cosa che è l'americana, non è che uno non si capisce, perché è per quelli che hanno quel lavoro, di quel contratto lì, non è più per tutti. Ma quelli che stanno lì non li butta via, ci prendono a ceffoni quando gli andavamo a dire, ma attenzione però, perché l'introduzione del welfare no, poi mette in discussione, intanto però portiamo a casa questo. Allora, allora adesso lasciamo, adesso tanto non risolveremo stasera purtroppo questo, date le attività, sì, prospettive almeno i giovani, i ragazzi di prospettive, venite di là, sei a lacrima e per proprio.
Ciao.